continua il caos nella Repubblica Democratica del Congo, nell'indifferenza della comunità internazionale. Poco fa è arrivata la notizia di una sparatoria all'interno del campus universitario della capitale Kinshasa. Un doppio appello per la pace nel grande paese africano è stato lanciato oggi da Papa Francesco e dalla Conferenza Episcopale Italiana. Dopo la repressione di domenica, quando polizie ed esercito hanno attaccato i fedeli in marcia dopo la fine della messa, arrestando preti e suore, l'arcivescovo di Kinshasa, Laurent Mosengo, commenta duro. Siamo in una prigione a cielo aperto, chiede il cardinale. Come si possono uccidere uomini, donne, bambini, giovani e vecchi mentre scandiscono canti religiosi con Bibbie, rosari e crocifissi? I manifestanti cattolici chiedono a Kabila, il cui secondo e ultimo mandato è scaduto oltre un anno fa, di indire le elezioni previste. Don Giovanni Piumatti è un sacerdote italiano da 47 anni, missionario in Nord Kivu, martoriata regione congolese, dove due giorni fa è stato sequestrato padre Robert Masinda e un suo collaboratore. Di padre Robert non si sa nulla, ci confida Don Giovanni, ma intanto ci racconta perché il paese è nel caos. Il disordine, sostiene, conviene all'Europa e agli Stati Uniti perché così comprano le risorse prime, cobalto, coltan e oro, tra le altre, a prezzi stracciati. Don Piumatti ci parla poi dello scontro tra la Chiesa cattolica e il governo congolese. Lo scontro non è mai stato così forte come adesso e così aperto. L'ultima lettera, tra le ultime lettere che la Conferenza Episcopale ha fatto, c'è un appello alla popolazione, quindi ha ignorato il governo e i vescovi hanno chiesto ai congolesi di mettersi in piedi. Un appello al popolo di sollevarsi, tenersi su. E c'è stata una piccola marcia indietro, comunque un po' di prudenza da parte di molti vescovi ultimamente, perché il governo ha reagito in modo molto forte, mentre il cardinale Mosengo mantiene la posizione dura. A noi fa piacere il fatto che gridi, che ci sia una voce che grida, esagerando nella voce, però almeno grida, tutti gli altri tacciono.